11-9, rimaniamo più 2 in questo tie break. Alza la battuta, Leon ricezione. C'è però un fallo in battuta, ha pestato la riga per Ariza, il decimo punto per Cuba. Peccato. Turno di Leon dall'altra parte, il capitano della nazionale cubana. Bari, Travizza, Zaitsev, il muro cubano, parità. E qui Zaitsev era partito per la sua rincorsa, la palla gli resta troppo staccata, se la trova dietro, chiaramente qui si vede, non riesce ad indirizzare, tira comunque forte, però trova le mani del muro. Cammello, la messa per Leone al servizio con Bari, Travizza, Lasco, ancora il muro di Cuba, 12-11, passa a condurre adesso Cuba, Diaz. Molto difficile. Ottimo l'intervento di Camezo, di Diaz, che è andato proprio a cercare questa palla non difficile da individuare perché era molto vicino a rete. Lasco ha potuto fare davvero poco se non tirarla verso la direzione di rincorsa. Dobbiamo andare sulla panchina di Samuel. Domenica in campo, dunque, sulle 12-11, momento veramente difficile del match, determinante. Vedremo il prossimo punto come verrà giocato dalla nostra nazionale, con Leone che continua ad andare in battuta sul più uno per la formazione nazionale di Samuel. Il rischio del pubblico scende a trovare lei se scende questo pallone, il 13° punto per Cuba. Pronto Dore della Lunga intanto ad entrare in campo per Cristian Savani, per il capitano. Ancora Leon al servizio. Profondo su Travizza, attacco di Zaitsev in diagonale, vincente all'incrocio delle righe, 12° punto per l'Italia. Cuba veramente su Zaitsev, l'altro bel scorre molto, non dà grande riferimento, però Kameko nulla può su questa diagonale, ben giocata da parte di Zaitsev. Torna Savani intanto con Zaitsev che se ne va al servizio sul 13-12 per Cuba. Servizio insidioso, Leon Diaz. Bel money out, 14-12 al match point per la nazionale cubana. E le mani non sono invadenti quelle di Pirarelli, che concedono a Bel questa buona giocata qui. Un attimo di ritardo nell'invadenza con la mano sinistra e tutto il tempo per Bel per giocarci sopra. È meglio sul match point. Bari, Travizza, Savani, 13° punto per l'Italia che trova comunque la reazione. Adesso bisogna fare veramente un miracolo. Buti dentro e posto di Pavlovic. Manuele Pirarelli al servizio. Si franano addosso qui Diaz e Savani entrambi. Ancora un time out, questa volta cerca di sfruttare ovviamente Samuel. Difficile momento per... Sì, questa adesso è difficile perché chiaramente siamo stati fortunati a conquistarci questi due punti, hanno ancora un'opportunità i ragazzi cubani, bisogna però organizzandosi molto bene a muro, facendo le cose bene, tenendo perlomeno su questo pallone, cercando di toccarlo perlomeno, si può pensare ad un contrattacco ed eventualmente pareggiare i conti. Si torna in campo sempre sul match point per la nazionale cubana, 14-13 per Pirarelli, comunque la battuta importantissimo questo punto. Leone,
Ancora una difesa sull'attacco di Savani, non riusciamo a sfruttare bene l'attacco con Zaitsev. La possibilità per Laspoli attaccare questa palla ancora con Buti, Travitzenbacher, Savani, il pallonetto, il tocco del muro, palla ancora in gioco, Travitzenbacher rovesciato. Lasco attacca questa palla. Ole! C'è il punto per noi, 14 pari, gli abbracci per Lasco, grande momento per lui e per l'Italia. Giustamente, giustamente, grande azione, si hanno fatto davvero qualsiasi sforzo per tenere su questo pallone. 4 attacchi, 4 coperture, 2 difese, pazienza da parte dei ragazzi, poi palla difficile peraltro di Lasco che l'ha tirata senza paura sulle mani del muro, bene così. Venta, tanto cuore, senza paura Emanuele Birarelli, 14 pari, siamo nel tie break. Ancora con Leon Diaz, Bell. Ancora bene. Peccato, peccato, per un soffio, Zaitsev non doveva recuperare, sul tocco al muro di Lasco, 15-14 ancora il match point. Per qui aveva fatto un buon lavoro, bello, bello davvero questo di Lasco che era rimasto un po' interno al campo e poi ha portato le braccia completamente in protezione del pallone. I fischi sulla battuta di Diaz, il match point per Cuba. Bari, Travizza, Lasco, le mani al muro, la possibilità però di attaccare, andiamo a chiudere il match con Diaz, con Bell, spalla, out, tutto per l'Italia, 15 pari, 15 pari, meno male, arrabbia Bell. Qui ci starebbe anche un cartellino e un punticino. Palla è fuori nettamente. La reazione sicuramente esagerata. Comunque, abbiamo ripreso il match, annullato un altro match point per Cuba. Bravi, bravi ragazzi. Lasco al servizio. C'è l'ace, adesso il match point per l'Italia. Bravi. Bravo Lasco. Bravi, bravi. La seconda battuta di Lasco, la prima nella prima parte del set che è scesa davanti alle gambe del giocatore cubano e questa a scavalcare. Bravo. Grande ace di Michel Lasco. Match point per gli azzurri. Forza ancora la battuta, Bell, Diaz, il primo tempo di Albo. Ogni tanto spunta fuori anche nei momenti importanti. Giovane ragazzo ma già molto nervoso questo Albo. 16 pari. Annullato il match point, questa volta la sfida per l'Italia. L'arbitro consiglia vivamente ad Albo di girarsi verso la sua zona del campo per, dopo aver conquistato il punto, anche questo è l'ultimo avviso. Al servizio bello, sulla parità. La palla se ne va alto, 17-16, ancora il match point per gli azzurri. Andarsi a prendere la vittoria. Finale incandescente, poco. Attenzione, da commentare. Qui c'è la battuta. Ecco, c'è Christian Savani. Momento. Dove nominiamo? Teniamoci strette le mani. Mamma mia, 17-16. Tutto il pubblico in piedi. Non forza però il servizio. Giustamente. Diaz. Il muro! E c'è la vittoria dell'Italia, 18-16. Punteggio pieno per gli azzurri.